Quando si vuole fare gli spiritosi, capita di mentire un po'. Non sono stato molto onesto parlandovi dei lampionai. Così rischio di dare un'idea sbagliata del nostro pianeta a coloro che non lo conoscono. Gli uomini occupano molto poco spazio sulla Terra. Se i 2 miliardi di abitanti della Terra si mettessero in piedi e abbastanza vicini, come durante un meeting, potrebbero facilmente collocarsi su una piazza pubblica lunga 20 miglia e larga altrettanto. Si potrebbe ammassare tutta l'umanità su un piccolo isolotto del Pacifico. Gli adulti, di sicuro, non ci crederebbero. Immaginano di occupare molto spazio. Si credono importanti come dei baobab. Allora consigliate loro di fare il calcolo. Saranno contenti. Adorano i numeri. Ma voi non perdeteci troppo tempo. È inutile. Fidatevi di me. Il piccolo principe, una volta arrivato sulla Terra, fu molto sorpreso di non vedere nessuno. Temeva già di aver sbagliato pianeta, quando un anello color della luna si mosse sulla sabbia. Buonasera, azzardò il piccolo principe. Buonasera, disse il serpente. Su quale pianeta sono capitato? Domandò il piccolo principe. Rispose il serpente. Ah, non c'è dunque nessuno sulla Terra. Qui siamo nel deserto. Non c'è nessuno nei deserti. La Terra è grande, disse il serpente. Il piccolo principe si accomodò su una pietra e alzò gli occhi verso il cielo. Mi domando, disse, se le stelle sono illuminate affinché ciascuno un giorno possa ritrovare la sua. Guarda il mio pianeta. È proprio sopra di noi, ma com'è lontano. Disse il serpente. Che sei venuto a fare qui? Ho dei problemi con un fiore, disse il piccolo principe. Fece il serpente, ed entrambi tacquero. Dove sono gli uomini? Riprese infine il piccolo principe. Ci si sente un po' soli nel deserto. Disse il serpente. Il piccolo principe lo guardò a lungo. Sei un buffo animale, gli disse alla fine, sottile come un dito. Ma sono più potente del dito di un re, disse il serpente. Il piccolo principe sorrise. Tu non sei molto potente, non hai le zampe, non puoi nemmeno viaggiare. Posso condurti più lontano di un veliero, disse il serpente. Si arrotolò intorno alla caviglia del piccolo principe come fosse un braccialetto d'oro. Ho il potere di far tornare alla terra da cui è venuto chiunque io tocchi, disse ancora. Ma tu sei puro e arrivi da una stella. Il piccolo principe non rispose. Mi fai pena, tu così fragile su questa terra di granito. Ti posso aiutare se un giorno rimpiangerai troppo il tuo pianeta. Posso? Oh, ho capito benissimo, disse il piccolo principe. Ma perché parli sempre per enigmi? Io li risolvo tutti, disse il serpente, ed entrambi tacquero.